Club, Filipponi! Amici, benvenuti a Media Shipping. Sei un ciccione, vorresti dimagrire, ma anche la tua casa è un inferno? Il tuo frigorifero ti chiama e tu non riesci a resistere? Media Shipping ha pensato anche a te. Scarica il nuovo aggiornamento per l'applicazione di Media Shipping. Scarica aggiornamento. Eating for you ti segue anche a casa tua. Vediamo la nostra modella cicciona. Si aggira sparsa nella sua cucina. Non vuole, ma apre il frigorifero. E in quel momento... Eh no, sta roba ti fa malissimo. Eating for you, anche a casa tua. No, male, veleno. Questo, tutto veleno. Veleno. E veleno questo, ciao. Eating for you, una volta scaricato, ti seguirà ovunque. Non c'è bisogno di riaccedere all'applicazione. Vorresti sfuggirgli? Ma non puoi! Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno ragazze. Allora, pronte per la verifica di oggi? Oh, guarda, da morire veramente. Non avevi studiato ieri? Ma che studiare? Passavo la sera a litigare ieri sera. Come mai? Adesso, ora ce n'è una nuova con il mio ragazzo. Allora, io ho 15 giorni di ferie l'anno. Solamente 15, ma basta. Il che si fa e che non si fa quest'anno, lui l'idea geniale. Si va in vacanza alla mia mamma. Ma che ti sembra normale? Ma che ho 15 anni va in vacanza alla suocera? Ma comunque meno male sono questi tutti i tuoi problemi. Perché? E che problemi tu c'hai? Il mio marito mi tradisce. Ma ben via, dai. Sono sicura. Ma falla finita. Sono sicura, ti dico. Oi, perché? Senti, qualche giorno fa ho trovato la camicia col rossetto e ho fatto finta di niente. Un pochino di tempo dopo, dei bigliettini con i cuoricini e sono stata buona. Ma ieri sera ho avuto la conferma e la soluzione allo stesso tempo di tutto. Ma di cosa? Ti ricordi ti raccontai in quella bottiglina conservavo ancora la pastiglia di cianuro? Quella che mio nonno teneva durante la guerra e poi per fortuna non l'ha mai dovuto usare. Oddio, la pazienza tuo marito? No. Allora, in macchina ho trovato un portapillole chiaramente femminile. L'ho preso, l'ho portato in casa, ho tolto tutte le pillole e ci ho messo la pillola di cianuro. Poi l'ho rimesso in macchina, dov'era? La schiantare quella rogna. Oh, Garetta, tu l'hai preso, adesso tu lo paghi. Ma
Vai a un servizio. Buonasera cari amiche e benvenuti all'angolo di Tata Titta. Oggi chi ci scrive è Stefania 96 e mi chiede: quando mio marito torna stanco a casa dal lavoro, proprio non ce la fa a stare con il bambino. E a quel punto io gli dico sempre: caro, non ti preoccupare, lo tengo io. Però, cara Tata, ho tanta paura a tenere il bambino in braccio. Cosa devo fare? Come lo devo tenere? Cara amica, non è un problema. Tata Titta ti insegna. Guarda come si fa. Caro, per favore, mi passi il bambino? Ecco, più o meno così. Ci vediamo alla prossima. Club Filipponi.